Misterioso agguato a Lecce, ferito gravemente il 46enne Massimo Caroppo, meglio noto alla stampa salentina come il re dell'usura. L'uomo è stato raggiunto da alcuni proiettili al volto e ad un braccio poco dopo le 22 di ieri sera in via Fiorito nella zona di San Ligorio, alla periferia della città. Il 46enne è già noto alla cronaca locale dal 2011, quando venne arrestato insieme ai fratelli Antonio e Damiano per attività finanziaria abusiva, usura ed estorsione continuata con l'aggravante del metodo mafioso. Al momento la dinamica dell'accaduto di ieri sera non è ancora chiara. Dalle prime indiscrezioni circolate è noto solo che Massimo Caroppo, dopo essere stato ferito, è riuscito a chiedere aiuto suonando alla porta di una villetta poco distante. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi, trasportato d'urgenza al Vito Fazzi di Lecce da un'ambulanza del 118 e ora ricoverato nel nosocomio in prognosi riservata. Dopo l'arresto a Porto Cesareo dei latitanti Mungelli e Greco nell'ambito dell'operazione Network, proseguono le indagini della squadra mobile della Questura di Lecce. Nelle ultime ore gli agenti hanno rinvenuto in un garage del capoluogo, probabilmente a disposizione dell'organizzazione criminale, tre ordigni di fabbricazione artigianale con miccio e detonatore, una beretta calibro 7,65 priva di matricola nascosta in uno zaino con munizioni. Nel box inoltre sono stati rinvenuti una moto Ducati Street Fighters e due caschi integrali. Il tipo di armi e gli esplosivi fanno ritenere agli inquirenti che il garage fosse utilizzato come base operativa per molti dei recenti episodi di intimidazione verificatisi in città nel corso delle ultime settimane. Le indagini della polizia proseguono per cercare di fare luce quanto prima sulle finalità che hanno portato alle azioni criminose. Un rosso scintillante ha colorato questa mattina la città di Lecce sotto il caldo sole di maggio. È stato un vero e proprio tripudio di folla quello che ha accolto la sfilata delle Ferrari che hanno percorso le vie del centro della città in occasione della sesta edizione del raduno Bolidi Rossi. Partiti da piazza Sant'Oronzo, i gioielli di casa Maranello hanno raggiunto il Duomo circondati da una folla di tutte le età, accorsa per fotografare da vicino le amate rosse. Un'occasione rara quella di oggi, fortemente voluta da Elisa Giannelli, presidente dell'associazione Bolidi Rossi di Parabita. L'edizione, partita lo scorso venerdì, si snoderà nel weekend con un ricco calendario di appuntamenti da Parabita a Gallipoli fino a domenica 11 maggio. 162 anni di storia, di lavoro, di impegno, di sacrificio a tutela della legalità, della sicurezza e dell'ordine pubblico e per contrastare ogni forma di criminalità. Tutto il paese oggi si unisce alla Polizia di Stato e festeggia il 162esimo anniversario della sua fondazione. Questa mattina, oltre che a livello nazionale, si è tenuta anche a Lecce la celebrazione in onore degli agenti impegnati tutti i giorni ad adempiere a questi difficili compiti. Una festa all'insegna della sobrietà, come impone la Spending Review. Il questore Antonio Maiorano, in servizio nel capoluogo salentino da pochi mesi, ha fatto gli onori di casa nell'atrio dell'immobile che ospita l'ufficio stranieri della questura di via Lorenzo IV. L'apertura della cerimonia ha visto il questore illustrare le azioni di contrasto alla criminalità che sono state compiute nell'ultimo periodo. Subito dopo c'è stata una premiazione di alcuni agenti che si sono distinti in alcune importanti operazioni. Adesso è giunto il momento di fare sul serio per i giallorossi di Mister Lerda. Domani pomeriggio contro il Pontedera prende il via la lotteria dei playoff che vedrà i salentini impegnati nella cavalcata verso la Serie B. Alla prima gara il tecnico di Fossano sarà costretto a fare a meno dello squalificato Papini e forse anche di Miccoli. Nei giorni scorsi infatti il capitano è stato colpito dall'influenza e ha salutato gli ultimi due allenamenti. Se sarà recuperabile o meno lo si saprà solo al termine della rifinitura di oggi. Le scelte finali ad ogni modo verranno compiute poco prima dell'inizio della gara, ma il Lecce dovrebbe schierarsi con Caglioni tra i pali, difesa composta da Diniz, Martinez, Abruzzese e Lopez, Amodio e Salvi davanti al reparto arretrato, Bellazzini, Beretta e Dumbia a sostegno dell'unica punta Zigoni o Miccoli. Al Via del Mare fischierà dei giudici di Latina, calcio d'inizio alle ore 16.